liscia, non è perfetta, non è immacolata. Il nostro corpo, tutta la nostra corporeità non è immacolata. Noi abbiamo ferite, cicatrici che ci portiamo dentro. Vi leggo cosa dice Resnick, che è sempre l'autore che ho citato l'altra volta, che è un autore, un psicanalista argentino di più di 90 anni e che ha avuto una grandissima esperienza con pazienti molto gravi, schizofrenici. Lui dice: io non ho mai visto delle ferite, ma ho visto l'espressione di qualcosa che corrisponde a una persona che si sente profondamente ferita. Quindi certo, noi come analisti non andiamo a vedere, non vediamo le ferite del corpo, non siamo dei medici, ma vediamo quelle che possono essere delle ferite emotive, delle ferite psichiche. E aggiunge una cosa che gli ha detto un suo paziente all'interno di un gruppo di psicotici. I psicotici sono pazienti schizofrenici, però i pazienti schizofrenici hanno una sensibilità enorme e sono molto più vicini alle emozioni, per quello noi abbiamo una maggiore barriera e quindi le tolleriamo meglio. Invece sono emozione pura in un certo senso. E allora questo paziente gli ha detto: voi dottori, se non conoscete il tempo di coagulazione di una ferita, attenzione a toccare vecchie cicatrici, perché potete produrre emorragie mentali gravissime. Quindi, quando noi andiamo a parlare dei dolori di quel cuore lì così provato, così ferito, dobbiamo fare attenzione perché comunque dietro c'è una sensibilità, c'è una persona, forse una persona ferita, forse una persona che lì ha delle cicatrici. La sento molto vicina a questa ragazza perché durante la mia analisi, il mio percorso di formazione, la prima interpretazione della mia analista l'ho sentita proprio come una freccia che entrava dentro, quindi è stata la sua parola, è stata qualcosa che mi ha colpito, è entrata dentro e mi ha ferito. O forse è andata a toccare una vecchia ferita in quel momento, però è qualcosa che poi ha aperto lo spazio a nuove prospettive, a un nuovo dialogo.